Papa Giovanni è tornato per l'ultima volta nella Piazza Vaticana in un corteo lungo e mesto. Egli era buono e fu amato e popolare. Fu detto il Papa del sorriso e invece adesso è pianto, perché quel sorriso è composto dalla morte su un volto che pare di statua. Papa Giovanni fu detto il Papa della pace, il Papa del concilio, il Papa della bontà. E alla Chiesa, al concilio, alla pace, egli ha offerto la sua vita. Si chiamava Angelo Roncalli, ma quando fu chiamato al soglio di Pietro aveva detto: «Vocabor Ioannes, nomen dulce, nomen suave, nomen solenne». E prese il nome di Giovanni, il nome di suo padre e del prediletto di Cristo, il nome della parrocchia, sulle colline pietrose del suo paese. Fu pontefice, ma volle restare sempre il prete di campagna, che parlava con parole semplici, dritte al cuore della gente. Il suo fu il regno più breve del secolo. 4 anni, 7 mesi, 4 giorni, 70 ore di agonia. È venuto per l'ultima volta nella Piazza Vaticana, in mezzo a quel gregge anonimo e così caro che aveva dovuto lasciare ai piedi del suo calvario. Adesso i pellegrini lo seguono per l'ultima silenziosa udienza. Noi gli avevamo dato il volto di nostro padre perché potessimo sentirci suoi figli, e Papa Giovanni aveva parlato dentro l'uomo, dentro la sua casa, dentro la sua angoscia, dentro le sue speranze, e gli uomini erano andati a lui per vegliarlo, così come egli li aveva cercati nelle piccole chiese, nelle borgate, nelle piazze, dovunque. Per 4 giorni, fatti di albe e di tramonti, uguali nella rassegnazione, restarono a pregare e qualche volta a piangere nella piazza di Pietro. Lassù, dietro la sua finestra così vicina al cielo, Papa Giovanni si ricongiungeva a Cristo. «Sono tranquillo», diceva. «Ho voluto fare sempre la volontà di Dio, sempre». Durò 70 ore la grande veglia a San Pietro e in tutto il mondo, con i sommessi mormorì delle labbra in preghiera, con le lacrime silenziose dei volti senza razza, senza religioni, con l'angosciata rassegnazione dei volti di madri e di spose, di padri e di bimbi, di giovani e di vecchi, quanti egli avrebbe voluto accogliere nella città di Dio. Venivamo per consolare ed eravamo consolati. Venivamo per pregare ed era Papa Giovanni a pregare per noi, aprendo le labbra non per un lamento, ma per una benedizione. Las noticias que durante toda la mañana nos van llegando de las habitaciones del Papa.